Buongiorno, nuova angolazione. Oggi è il 20, no, il 21. Ieri non ci siamo più niente visti perché ho studiato tutto quanto il giorno. L'altro ieri pure, oggi idem, ma appunto ho un po' di pausa e quindi diciamo apriamo i calendari dell'avvento. Comunque sì, mi vedete sempre con questo pigiama, ma non perché ce l'ho sempre, nel senso lo metto solo quando viene il mio ragazzo, così siamo abbinati, coordinati, però no, tranquilli, cioè ovviamente lo lavo e poi me lo rimetto, non è sempre lo stesso dal primo giorno. Non lo so, ho precisato perché ci sono persone che precisano anche queste cose, come anche nei video decluttering. Non vado a regalare, anzi non vado a vendere un prodotto che mi è stato regalato, perché ci devo fare i contenuti io, lo devo utilizzare io. Quindi se dico vado a vendere questo perché è nuovo, non l'ho mai usato, insomma posso farlo. Comunque, apriamo i calendari dell'avvento, che in realtà sono due caselle oggi per calendario, e probabilmente questo sarà un video direttamente dei miei regali di Natale, perché dipende quanto registrerò in questi ultimi 3-4 giorni, ecco, prima di Natale, perché poi registro proprio a Natale il video dei regali come ogni anno. Quindi se ve lo siete persi ve lo lascio qui su. Casella 20 e 21 di Sephora. Ah, facciamo che non li vedo, 1 e 2, poi vado a prendere anche nel frattempo quello di Revolution. Ecco qui i prodotti usciti. Allora, iniziamo da Sephora, un siero di Bioma, non so. Invece questo qui di Rituals, che è una crema corpo bella. Io uso un sacco le creme corpo e voglio vedere la profumazione. Invece di Revolution abbiamo questa, che è una cipria. Questa qui è molto comoda secondo me per i viaggi. Invece quest'altra è una matita, è un marrone scuro, quindi credo una matita sopracciglia, una matita occhi e una matita sopracciglia. Sono arrivati dei regali da mettere sotto l'albero da parte di mia zia, a me, ai miei fratelli, a tutti quanti, quindi li andiamo a posizionare. Cioè, voi non potete capire, ho fatto una clip appunto che ho registrato prima, ma dato che sto usando la fotocamera esterna del cellulare, perché tu, vabbè, si vede meglio dato che è buio, ho registrato la fotocamera interna, si vede nella clip tutta la parte che sta al di là del telefono e la mia voce sottofondo. In breve, ve lo ripeto perché sennò stiamo qui 10 anni, non so se vi ho salutato all'inizio del vlog, nel caso ciao a tutti ora. Stamattina ho finito di studiare e stamattina sono andata a prendere le caselline e il calendario dell'avvento, questa di Sephora del 22, dato che è un giorno speciale, me lo ricordo. È uscito il One Got Wow di Huda Beauty, che però avevo preso già quando avevamo scartato insieme il calendario dell'avvento, vabbè, che ormai non vi lascio più il video, però comunque perché abbiamo scartato man mano. E poi da Sephora è uscito questo specchietto, utile se avesse avuto da Sephora, sì, da Revolution, se avesse avuto la protezione qui. Comunque, ora vado a farmi sia le unghie, sia truccarmi e registro i TikTok, e sia devo decidere cosa mettermi sia per stasera, perché usciamo e poi cena di famiglia, e poi sia cosa mettermi il 24, quindi la vigilia, la mattina, sia la sera, il 25 e anche il 31, quindi andiamo. Altra cosa, oggi mi è arrivata questa aspirapolvere che non vedo l'ora di provarla, non vedo l'ora proprio di scartarla insieme, e la utilizzeremo in questo vlog magari. Ho preso tutto quanto il necessario per fare le unghie. Allora, in realtà non sto più utilizzando questi smalti, il semi permanente normale con il fornetto, perché queste qui sono praticamente unghie manico del brand. Vi lascio qui il video al riguardo. Sono praticamente delle strisce UV di gel già fatte e sono una comodità in 10 minuti veramente. Io ce l'ho da più di un mese più o meno e sono ancora lì perfette, non si sono rovinate né niente, ma ormai c'è tutta quanta questa ricrescita, le voglio cambiare.
Questa è l'altra, molto molto chiara, però comunque si vede la ricrescita e le voglio fare un po' più natalizie e per Capodanno. E purtroppo, dato che di manico non ho preso quelle festive, ecco, devo arrangiarmi, tra virgolette, con questo. Ho preparato il mio campo da battaglia e ora metto video di sottofondo e posso farmi le unghie. Spero di non impiegarci molto perché sono le 18:48, quindi in realtà fra un'oretta dovrebbe arrivare il mio ragazzo, quindi devo fare ancora tutto più o meno. Non so come farò, però ci proviamo comunque. Vado a prendere il Remover Serum di Manico, anche perché su TikTok poi voglio fare il video di voto le mie unghie, perché mi sono fatta le foto tutti quanti i mesi delle mie unghie e voglio andarle a votare e fare qualche considerazione con voi. Aiuto. Ci avevo pensato già l'anno scorso, però ho detto no, questo non lo devo fare assolutamente perché poi non c'ero più riuscita. Comunque andiamo a rimuovere il tutto. Anche potete vedere come sia semplice rimuoverle. Ah, ho fatto la forma in realtà. Ora iniziamo effettivamente all'ora 19:06, quindi già sono passati, erano i 48, già 20 minuti solo per fare la forma. Ok. E tadan, unghie finite. Allora, spero riuscite a vedere meglio perché altrimenti ci sarà sicuramente il TikTok in cui voto le mie unghie, ci saranno anche queste. Allora, non so se si riesce a vedere bene questa mano, ma c'è il French tipo con la pearlescenza. Invece questo è French con i glitter. Sono molto molto carine, secondo me adatte in realtà non tanto per Natale, ma più per Capodanno, ma mi piacciono un casino. Buongiorno a tutti, oggi è il 23, è la vigilia della vigilia. Ieri sera in realtà ho fatto tutti quanti gli outfit abbinati a me e mio ragazzo, poi magari se riesco ve li faccio vedere. In realtà li ho fatti sia per domani mattina, per il 25, per il 31 e per l'1. Però appunto il 31 e l'1 non so quando farveli vedere. Comunque ora, anzi stamattina, ho prenotato dal parrucchiere alle ore 12, sono le 11:33. Fra poco devo andare via, ma prima volevo registrare la full face con i prodotti Kylie che mi avete chiesto su TikTok. Ho già fatto ieri quella dei prodotti Nabla, poi ieri sera appunto abbiamo fatto questa cena un po' improvvisata di famiglia, molto carina, e oggi dal calendario dell'avvento sono usciti questi due prodotti, da Revolution, una palettina di blush bellissima, sono solo blush opachi ma colorazioni stupende, e poi l'olio per capelli di Sum, e altra cosa, bellissimo tra l'altro, altra cosa, sono tornata ora da fare la spesa per gli scout, devo fare veramente tutto quanto veloce perché anche oggi pomeriggio poi staremo agli scout. Comunque stavo dimenticando il pezzo forte, ovvero la palette. Cioè, io come potevo dimenticarmi della palette? Oggi full face di Kylie Cosmetics, almeno con tutti i prodotti Kylie che ho nella mia makeup collection. Correttore che ha vinto il miglior correttore come fondotinta dell'anno è questo qui, appunto, il Power Plush. Continuiamo con gli occhi, miglior palette di sempre, questa di Kylie. Questa è quella tutta quanta matte sui toni neutri barra caldi. Prima di terminare il look occhi vado a mettere nuovamente il correttore, ma questa volta lo uso proprio come correttore. Come bronzer in polvere, colorazione toasty. Di blush ho due tonalità, questa è Pink Power della mia preferita, non si vede ma c'è un solco, c'è tantissimo prodotto all'interno, invece questa è Pink Dreams, nuova colorazione arrivata. Ho terminato la piega, è fantastica. Dal parrucchiere mi ha regalato anche questo di gift set di GHD e in più anche un paio di orecchini che magari vediamo dopo. Allora, due cose in breve. Uno, che sono tornata ora, sono le 8 di sera, le 8 e 9 di sera.
dagli scout perché dovevamo fare il campo invernale dal 27 al 30 con gli scout e quindi stavamo organizzando tutte quante le cose. Altra cosa, ora vado a fare un pacco regalo per Natale per il mio ragazzo. Altra cosa, la mia amica mi ha fatto notare che per la questione Chiara Ferragni al minuto 15 e 18 nel video di Gianmarco Zagato, che non conosco minimamente, ci sono io con il mio TikTok, insomma, spiega questa vicenda di Chiara Ferragni, cosa è successo, e io l'anno scorso bonariamente, appunto, avevo preso l'uovo di Pasqua, stava scritto che faceva beneficenza, eccetera, e niente, sono in questo video, così, va bene. Quindi incartiamo e poi vi faccio vedere anche l'outfit per questa sera e vorrei registrare anche in TikTok, ho un sacco di cose da fare ma poco tempo, quindi cerco di farlo il più veloce possibile. Quest'anno ho incartato veramente pochi regali di Natale. Pacco appena terminato, lo so, è un po' bruttino, però comunque mettiamolo sotto l'albero di Natale. Ta-dam! Outfit completo blu tipo in velluto con questi strass tipo glitterati, cappotto blu e scarpe e borsa. Usciamo. Un po' natalizia ma non troppo, con questo tocco di in realtà rosa barra rosso spento e verde e poi stivali. Niente, questa mattina alla vigilia ci facciamo un giro. Ta-da! E questi sono gli occhiali abbinati al verde. Come potete vedere, mi sono cambiata. Sono in realtà quasi in uniforme scout perché manca ovviamente il fazzoletto e altre cose. Comunque, prima di scendere, perché oggi, appunto, essendo la vigilia, andiamo con il gruppo scout, appunto, in chiesa tutti quanti insieme. E abbiamo le due caselline del calendario dell'avvento. Che per quanto riguarda Sephora, è l'ultima casella perché non ci sono 25 ma 24. Invece, per Revolution, è la penultima casella perché ci sono 25 caselle. Andiamo con Sephora prima, come ogni giorno, e si trova la Glam to Go di Anastasia Beverly Hills. Caduto la pellicola. Eccola qui. È praticamente una palette nudina, molto molto carina. E invece da Revolution abbiamo, è molto leggera, oh no, perché? Bruttissima casellina, è una matita cera per le sopracciglia, ma chi usa questi prodotti? Poi la domanda è come si usa? Non lo sa nessuno, tutti quanti non la utilizzano, quindi perché inserirla? Comunque ora scappo letteralmente in chiesa e ci vediamo dopo, spero, se no altrimenti direttamente già a Natale, domani. Volevo dire quello che abbiamo fatto oggi. Abbiamo finito di scaricare di Natale e l'una è passa, una e mezza. E ora ci facciamo un giro per il corso. Comunque questo è il mio outfit. In realtà stavo con il telefono. No, in verticale, Daniele, deve essere un video YouTube. Allora, top sveluccicoso. Ti puoi avvicinare? Pelliccia di mia nonna. Gonna corta nera, calze, vabbè, e stivali. E borsa by far. Possiamo andare. Vieni qua. Ormai inizio sempre in ascensore, mi devo ancora mettere il rossetto. Questo è l'outfit di Natale. Poco forse natalusa, vabbè, rispetto al rosso intendo. Comunque, ora usciamo anche se è tardi, praticamente è l'una e oggi era il compleanno di Maggie, del mio cagnolone. Oggi non vi ho ancora salutati, quindi buon Natale in primis e ho il maglione a rossetto rosso, quindi vuol dire solo una cosa. Vi faccio vedere i miei regali di Natale.
perché li ho già aperti come l'anno scorso a mezzanotte del 20, tra 24 e 25, quindi già so che regali sono e oggi appunto ve li mostro. Ora ve li mostro. Sono in realtà le 21:14, molto tardi, ma apriamo l'ultima casellina del calendario dell'avvento del 25 prima di iniziare con i regali di Revolution, perché Sephora ha 24 caselle, invece Revolution ne ha 25. Ecco, la forma poteva dire solo una cosa, ovvero palette. Allora, palette molto molto carina, mi ispirano molto alcuni colori e alcuni sottotoni, altri troppo caldi non molto, però comunque carina, la utilizzerò. E niente, andiamo avanti con i regali. Ho messo tutti quanti i miei regali qui dentro, in queste due buste. In realtà prima vi volevo far vedere una combo labbra, la combo labbra che ho usato oggi, ovvero matita di Astra, non l'avevo mai ancora utilizzata, l'avevo presa per fare appunto le labbra rosse, perché è un bordo in realtà, e mi piace il fatto che sia il contorno un po' più scuro. Quindi ho preso questa, la Waterproof Lip Liner Outline, colorazione 08 Royal Burgundy, vabbè come si pronuncia, e poi è uscito dal calendario dell'avvento di Sephora da qualche giorno fa questo rossetto rosso. È la prima volta che lo provo, bellissimo il colore, super confortevole, credo sia non transfer, sì, infatti non trasferisce. L'unica cosa è che me lo sento un po' secco, quindi non so come sarà nel corso delle ore. Comunque, bando alle ciance, iniziamo con i veri e propri regali di Natale. Allora, iniziamo in realtà dal primo regalo di Natale che voi avete già visto e stravisto in tutti i vlogmas, ma proprio tutti, e parlo di una cosa che sto già indossando ora, che avete visto anche nel video 3 haul di Tezze, anzi no, non l'avete visto, non l'avete visto indossato, l'avete visto solo appunto così, è del try haul di Black Friday di Zenis, perché da parte di mia madre a me e al mio ragazzo ha regalato gli stessi pigiami e il mio ragazzo mi sta aspettando, quindi ce l'ha lui addosso. E questo qui appunto a quadrettini in flanella con mini e topolino dietro, è bellissimo, ovviamente l'avete visto nei vlog, visto e rivisto, super super caldo, comodo, largo al punto giusto, bellissimo, e l'abbiamo usato anche ieri sera a cena per la vigilia, vestiti appunto con gli stessi pigiami, bellissimo. Ah, in realtà ne devo andare a prendere uno, anche questo l'avete intravisto, lo vado a prendere e ritorno. Eccomi tornata, e anche questo l'avete intravisto nei vlogmas, ovvero è questa tazza super super bella presa da Gelsomino Home, me l'ha regalata, anzi è uno dei regali diciamo fatti dal mio ragazzo in anticipo, perché siamo andati appunto che era il Black Friday, l'avevo intravista, poi siamo ritornati i giorni dopo, bello per i vlogmas eccetera, quindi mi ha pensato di regalarmela. Anche l'anno scorso, ecco, se vi siete persi i video dell'anno scorso, ve li lascio qui su, li potete andare a recuperare nei video di regali. E come l'anno scorso, una tazza bellissima, quest'anno diciamo casa di Pan di Zenzero è stupenda proprio come tazza, bella, grande, bellissima. E poi pure a inizio vlogmas mi sono autoregalata una tazza di Tiger, che però non avete visto in realtà nel vlogmas, però la devo utilizzare di più. Io amo le tazze, soprattutto in modo che faccia riferimento al periodo, tipo tazze natalizie o una tazza di Halloween. Procediamo con questo, che cos'è in realtà? Ne sono due, una e due che dopo vi prendo. Sono delle borse che mi sono autoregalata, ho detto per Natale vi faccio questo autoregalo, ovvero sono delle borse di Guess, eccole qui. Tadan, sono vintage, cioè stile vintage, sono fatte in realtà nello stesso identico modo e hanno offerta Black Friday e sono spettacolari. Una sul nero e l'altra sul marrone, dato che non avevo borse marroni e borse nere che posso utilizzare tutti quanti i giorni, ho detto perché no e ne ho approfittato. Anche di questa c'è la dust bag e tutto, solo che oggi l'ho utilizzata, infatti ci sono ancora chiavi, portafoglio, rossetti eccetera. E anche questa, in realtà questa qui l'ho fatta vedere nel video multibrand Black Friday, ma questa non l'avevo ancora spoilerata perché ho detto no, questa la userò un po' più in là. Infatti oggi a Natale l'ho utilizzata ed è bellissima, cioè mi piace troppo come stile, cioè sia il tessuto sia la forma, la fattibilità proprio del materiale è bellissima. E niente, procediamo.
Allora, andiamo avanti con un altro, diciamo, regalo fatto dal mio ragazzo, ma in modo molto carino, così easy. Cioè, tipo, te lo do perché lo so che le vuoi. Sono queste, questi cioccolatini Lindt. In realtà in due gusti, al caramello salato e al fondente 70%. Se vedete di qui, è tipo mangiucchiato perché stanotte il mio cane, non lo so, in realtà stamattina verso le 6 l'ho preso. E ho iniziato a sentire rumore di plastica. Voleva del cioccolato, voleva mangiarsi i miei Lindt. Comunque, questi cioccolatini. Procediamo con. Ecco, andiamo da un regalo fatto, diciamo, dal mio parrucchiere. Sono andata a tagliarmi i capelli. Questi qui sono. Questa è ancora la piega, appunto, del parrucchiere. Mi ha regalato questo set, il gift set di GHD, con all'interno, vabbè, sia la pochette che è spettacolare. E all'interno troviamo un pettine bellissimo marmorizzato in grigio e rosa, abbinamento stupendo, ovviamente scritto GHD, un pettine a denti larghi, e poi c'è anche lo spray protettore, ecco, di GHD, che in realtà avevo finito, ma è bellissimo, quindi ottimo che me l'ha regalato. Dopodiché andiamo ecco, diciamo un secondo regalo che mi ha fatto il mio parrucchiere, sono questi orecchini di Fair Bijou, eccoli qui. Sono in realtà di base oro, ma con queste pietre nere. Secondo me, con un raccolto sono stupendi. Vado avanti con questo. Questo l'ho aperto ieri sera a mezzanotte, fatto dalla mamma del mio ragazzo, e sono delle calze. In realtà non ho visto la taglia, taglia unica, vabbè. Sono di Emporio Armani ed è un set di calze. Allora, abbiamo due tipologie. Allora, io partiamo dal presupposto che amo le calze un po' più alte, non quelle basse, perché sono letteralmente odiose. Allora, questo è il primo paio di calzini, blu semplice con scritto in oro rosa, con del filo rame Armani, Emporio Armani. Tadan! Comunque sì, dai, come calzata ci stanno. Oppure, no, pure, come secondo paio, ecco, stesso modello, ma poi con simbolo e stelline per tutta quanta la calza. Sono stupende. Poi anche abbinate in modo, diciamo, ottimale sotto un outfit, secondo me fanno la propria figura, perché sono delicate, ma con quel tocco bello elegante. Vado avanti con questa, che è la busta, appunto, preso da Barbara l'Incanto, qui a Manfredonia. Praticamente, in realtà non solo a me e al mio ragazzo, una coppia di amici, appunto, ha regalato, ta-da-da, questo set. Sono due tazze abbinate, praticamente ci sono due schiaccianoci, una tazza è completamente con uno schiaccianoci rosso. Queste tazze sono bellissime, anche la scatola è super super bella. E poi il secondo schiaccianoci è verde. Tadam! Quindi abbiamo deciso che questa sarà del mio ragazzo e questa sarà mia, così quando beviamo le cose insieme sono abbinate. Non so in realtà se già utilizzarle oggi, perché tra poco ci dobbiamo fare nulla. Magari le metto in azione oggi. E procediamo con gli ultimi due regali. Credo, sì, non credo, anzi no, vi dico in realtà già uno, un altro del mio ragazzo, ovvero non ve lo dico materialmente, perché diciamo arriverà man mano nel tempo, no? Mettendo da parte i soldi arriverà questo regalo. Vado prima con questo fatto da mia zia, non so il brand se si chiama proprio Cashmere 1912 oppure solo 1912. Comunque già la scatola è stupenda, se la riesco ad aprire, l'ho aperta ieri a mezzanotte anche questa. Ed è praticamente una maglia a maniche lunghe, collo alto, in cashmere. Cioè è bellissima, voi non potete capire il materiale, è stupenda. Cioè questa sia come sottogiacca, oggi l'avevo pensata di abbinarla a un gilet blu, secondo me sta benissimo, in maglia proprio, in lana. Questa sotto e il gilet sopra faceva veramente, secondo me, una bellissima figura con un cappotto blu. Magari, appunto, ci penseremo domani a questo outfit. E ultimo regalo, ma non per importanza, in realtà è stato un po' un regalo a caso, nel senso che è un mio autoregalo, un mio terzo autoregalo.
In realtà diciamo quarto, perché uno è uno zaino scout che utilizzerò dopodomani perché partiremo con gli scout, faremo un campo. E mi sono regalato uno zaino perché non ce l'avevo, quindi uno zaino da 70 litri Ferrino, non so se vi interessa, però sta su, ora non lo voglio andare a prendere. E poi mi sono autoregalata questa borsa perché appena l'ho vista me ne sono innamorata, dal vivo è ancora più bella. Si tratta di una borsa di By Far, ha la propria dust bag tutta. Io l'ho presa proprio sul sito di By Far perché avevo la possibilità di prenderla nera sul sito di sia di By Far che di Base Blu, ma ho pensato a questo colore perché non ce l'ho nella mia makeup bag, ecco, bag collection, makeup ho detto, che c'entra il makeup? Vabbè, comunque la borsa in questione è questa di By Far, cioè voi non potete capire la bellezza. È un color salmone con hardware oro, ma questo salmone tende più al rosa. Dal sito sembrava più salmone pesca, invece è più salmone rosa ed è stupenda. Pensavo non si potesse abbinare così tanto facilmente, in realtà l'ho già indossata diverse volte ed è fantastica, cioè fa proprio l'outfit. Mi piace tantissimo, piccola ma non troppo piccola. Ci sono ancora delle cose all'interno, a dir la verità. C'è ovviamente anche il cartellino di originalità, eccetera eccetera, e in realtà c'è anche la tracolla, ma che non ho ancora utilizzato, ovviamente sempre della stessa colorazione eccetera, che però non ho ancora utilizzato perché mi piace portare le borse a mano. Detto questo, con questo mio ultimo autoregalo di Natale, penso di chiudere qui il video subito perché lo voglio editare proprio ora, così lo riesco a pubblicare domani 26, se riesco, altrimenti il 27. Però comunque ecco, rimanete aggiornati, fatemi sapere ecco, cosa vi è piaciuto di più di questo Natale, se avete sentito l'aria natalizia, cosa avete fatto a Natale, cosa farete a Capodanno, giù nei commenti. Vi ricordo che mi potete trovare su Instagram come Red Eric, su TikTok come Erika Notarangelo, con due O finali ovviamente. E noi ci vediamo a un prossimo video o a un prossimo vlog. Questo è stato l'ultimo vlogmas di quest'anno. Baci! Why? Why? Why?